Eccoci ben trovati, amici del GCC Inside. Ben trovati, siamo di nuovo qua con Legami Inossidabili. Un nuovo box. Nuovo box 36. Pronti per spacchettare il secondo box di Legami Inossidabili. Tutti insieme a voi e speriamo di avere tanta fortuna. L'altra volta... Nell'ultimo video che dovete andare a vedere, mettere dei bei pollicioni su e mettere mi piace e iscrivervi, abbiamo trovato un sacco, comprese due full art e carte fuori serie. E questa volta vediamo un attimino cosa succederà. Allora, da questi 36 pacchetti. Io fila sinistra. Ok, dividiamo in due colonne, come al solito, noi ce le posizioniamo a destra e a sinistra. Pronto. Partiamo? Si parte, ragazzi. Si parte, dai. Allora, io sbusto il primo Charizard e Reshiram. Mi sento che questi sono i pacchetti più buoni. Stasera. Via coccini. Via coccini. Mettilo da parte di... Oh, che bello Poliwag. È un Marowak, Crocodile e Marowak, il nostro primo pacchetto. Secondo pacchetto, Energia Metallo, Poké Gear, Esilio di Giovanni, Nero Pietra, Krabby, D'Angela, Oddish di Lana, Wooper, Cotony, Darumaka, che nasconde un Jenga. Un Jenga. Allora vediamo cosa fa il primo pacchetto di Charizard e Reshiram. Energia Buio, Poliwhirl, Gloom, Dodrio. Dodrio bellissimo perché fa l'attacco tripletta. Come? Come nel videogioco. Esattamente uguale, con la stessa animazione, un bellissimo riferimento. Un Rhyhorn, Meltan, Spearow, Lickitung, Litten e un Tyrogravers Foil che nasconde un Aromatis. Bello però. Vai, si parte. Chateau, Fly, Dojo di Arti Marziali, Venomoth, Rattata, Golbil, Darumaka, Darumaka, Sandile, Lickitung e io intanto comincio a prendere Tetro di Ghiaccio, Tyrant, Cario, Meneus, Meneau, Diglett, Poliwag, che abbiamo trovato con Spoil anche la volta scorsa. Un altro che nasconde qualcosa. Ah, no, la prima già. Cominciamo subito con la prima. L'abbiamo ritrovata. Ma anche no, questa volta. Cominciamo. Magia Paper Shadow, full art, bianche, uguali. Due pack di fila, ragazzi. Si va molto bene, si parte bene. Si passa, bustina, bustina. Bustina ossigeno. L'ossigeno la sta divorando. L'ossigeno la divora, la mettiamo subito dentro, vai. C'è riparo dalla tempesta. Diventa più o meno l'ossigeno. Questo era il quarto pacchetto. Abbiamo cominciato benissimo, ragazzi. Oh, che in grano. Uno, due, tre, quattro. Dai, forza. Noi facciamo il mezzo giochetto perché Energia Erba, Golbat, che l'altra volta l'abbiamo descritto anche nell'altro video per il bellissimo artwork, Metapod, molto comodo, Thoraket, Markrow, Oddish, Misdreavus, Selendit, Glimmiao e un Crawler Spoil che nasconde... Oh, oh, nasconde subito ragazzi, ma che fortunati, guardiamo tutto subito! Ah! Carino. Un super, il full art... Non elegante, hyper, elegante, però... Elegante Persian. Bello. Bustina, bustina. Molto, bustina, molto bello. Siamo stati molto fortunati. Che ossigeno violento. Povero Persian. Fortunati questa volta, ragazzi. Si inizia bene. Che in grano, iniziamo che in grano. Qua. Uno e due. Marcia inserita. Stiamo già viaggiando. Colonna di destra, vero? Doppia colonna di destra. Doppia colonna di destra. La colonna di destra sta pagando. Sei trovato, non dici niente. Niente per adesso. Io intanto inizio a sbustare il prossimo Charizard e Reshiram. A me questi pacchetti piacciono tanto e mi ispirano una fiducia. Dai. Eppure questa volta già Lucario e Marshadow hanno pagato, eh. Lyron, Dojo di Arti Marziali, Amuleto Folletto Abilità, Gasly, Gligar, Sprizzi, Doduo, Marshadow che nasconde... Un Meowstic, bellissimo. No. Memorabile. Per l'ultima volta era stato premonitore di carta molto bella. Verissimo.
microbat, d'altronde chissà se tornerà. Ormai siamo già. E cosa nascose? Niente, un Dewgong. Allora andiamo a vedere cosa c'era nel pacchetto di Charizard e Reshiram, che sono i pacchetti che ci piacciono di più, perché speriamo che sfornino proprio Charizard e Reshiram. Nel frattempo gli altri due degli Insider spacchettano gli altri. Steam continua a spacchettare. Bello, Ductrio dell'Oro Reverse Foil che nasconde. Ah, un Leaky Leaky, molto bello comunque. Energia, Torracat, scatola sorpresa, Chatot, Goldin, Diglett da Daola, Slowpoke, Kitten, Geodude, che nasconde qualcosa. Che nasconde qualcosa, ragazzi. Il nuovo Geodude. Calmi, calmi, calmi. Ragazzi, stiamo andando veramente con tanta rapidità. Ciao, Vediamo, dai. Grandissimo, l'arte base. Potrebbe essere pazzesco. Questa che abbiamo posto sociali, da chi lo sa. Pazzesco. Non male, non male davvero. Non male davvero. Sì. Chissà la colonna di destra sta pagando, che significa che probabilmente nella colonna di destra non troveremo più una fava e troveremo tutto il resto nella colonna di sinistra. Chi lo sa, vedremo. Allora, magari non giriamo anche dalla parte giusta. Intanto io prendo un po' di carico. Aaron, Sandshrew, accidenti, queste nuove carte, che gas che danno. Che gas! Aaron, Reverse Foil! Doppia rara Mewtwo, protagonista! Assolutamente. Fantastica l'abilità. Si procede. Lucario e Malmetal, che sono fortunatissimi. Ah, abbiamo già visto un Clefairy, un Jigglypuff. Accidenti, non si devono vedere. Energia fuoco, Frogadier, Rhydon, accidenti, Wartortle, Clefairy, Poliwag, che stavolta si vede da sotto e da sopra nell'artwork, nell'altro invece dal basso. Esattamente. Bello Ekans, non mi ricordavo. Drowsy, Pikachu, che sì, però ha l'artwork in comune con Quagsire, quindi bisognerà... A fine video poi facciamo un riassuntino. Magari. Esatto, Celan di Reverse Foil che nasconde, avevamo già visto un golem, molto bello. Un golem cubista, impressionista. È vero, un golem cubista, impressionista. Trappola di Koga, centrale elettrica, Gligar, Sprizzi, Doduo, Rayon, Meltan... E cosa nasconde questo? Che nasconde... Un Victreebel. La fila di sinistra per adesso fa abbiamo energia, trappola di Koga, centrale elettrica, Charjabug. Charjabug. Squirtle, Rayon, Rattata che esce dal buco, Goldie. Satana. Aaron si nasconde. L'ultima volta era un buon presagio. Venomotto. Un Venomotto che non ci piace. Due Charizard e Reshiram, ma che belle immagini. Io apro il destro. Porterà bene. Tante carte nuove, dai, vogliamo tanti GX nuovi da farmi vedere. Double Doduo, quindi a questo punto deve essere un Wigglytuff. Ci aspettavamo un fallimento, è uscita tanta bellissima roba subito, non potevamo essere... Io me la prendo da qua. Ah, equalizziamo un po' le colonne, andiamo un po' a sinistra. Se è l'unica quella da cui spunta qualcosa da sinistra, corro però. Rhyhorn, Rattata che esce da... Oh, bello lo spinner energetico reverse che nasconde. Curioso era. Bellissima. L'artwork è... deve piacere, possiamo, si odia. È particolare, con il Torchic. In Pokémon Go tra poco ci sarà anche il Community Day di Torchic. Quindi calzapennello, che figo. Usci da 100. Lo vogliamo tutti, anche il Torchic. Energia, centrale elettrica, Lyron, esplorazione verde, Ekans, Drowsy, Pikachu, Graffin, Gastly, Marco e Cartana. Cartana, normale, interessante. Bello Cartana poi, comunque. Vai. Gli attacchi possono essere utili, ma... Anche nelle rare base questo deck non ci sta deludendo troppo. Comunque dall'altra parte, ragazzi, cosa vi devo dire? Sinistra per adesso o è tutto in fondo? Questo Carvagna è da tenere da parte, che è interessante. E nascondeva un bel po' di...
Allora vado avanti io con Lucario e Melmetal. Bellissimo Lucario. Anche se come Machamp e Marshadow in questi due box per noi non c'è nient'altro. Energia, Metapod, Fearow, Graveler, The Fairy, Poliwag, Ignis, Drowsy, Pikachu sempre brutto, Genesect Terebes, che cela stavolta, un Incineroar. Bene, avevamo trovato Incineroar nella pre-release. Procediamo. Andiamo avanti. Ragazzi, quante GX! Che bella, abbiamo già trovato due alleati, Due alleati. Stamfis, che celebre Stamfis. Fantastico, meno male che abbiamo aperto due pacchetti. Mettilo in mezzo a... Se lo menta. Cristallo di fuoco, oggetto di involuzione Z, Togetic, Cuban, Riolu, Porygon, Inkai, Caterpie, Poliwag, da sopra, che nasconde. Reverse Foil. Un Persian. Che bello. Rince. Che non è già visto, ma è molto bello. Allora, ce lo teniamo. Dai. Manuel, Porygon, Dodrio tripletta, un altro Porygon, che fortuna, no, quello lì era il 2, pardon. Inkay, Caterpie, Clefairy, Poliwag da sopra, Poliwag da sotto, finalmente, era quello che aspettavamo, che nasconde un mio foil, un mio foil, dai. Un'altra rara foil. Abbiamo appena superato da poco la metà del box e in teoria abbiamo già trovato più o meno metà delle cose che avremmo. Cioè che in teoria un box dovrebbe nascondere, poi non è sempre vero, magari questo è uno di quei tanti box molto fortunati come l'ultimo che abbiamo trovato. Siamo partiti molto bene. Eh sì, qui era in quarta direi. No, Saldatrice, sempre molto bello trovarlo come aiuto, che ci serve per i mazzi. Bellsprout, Gastly che ha un potere, Carvagna di nuovo, poi ne parleremo, Togepi, Espur, Gloom Reverse Foil che nasconde... Ah, un Blacephalon. Sì, Blacephalon è molto carino. Anche Gloom era molto carino. Riolu da notare al centro Pokémon con la proteina qua. Sì, dettagli. Polygon. Dagli da notare. Caterpie, Clefairy che nasconde. Un Genesect. Dai. Ma che bello Fearow, mi piace? Ah sì. Carino. Fearow furioso. Fearow. Aron, Seal. Carvagna ricompare, eh? Esatto, Barchetta. Bisogna aspettare di trovare anche... Pochi e... Accidenti ragazzi, che fortuna! Vediamo... Questa è una bella carta. Certo. Bustina immediatamente. Ragazzi, bustina, sta morendo. Un altro alleati GX. Che la distruggono. C'è 1% di vita. Ah, bel colpo. Però Charizard e Zekrom invece si fa desiderare. Chissà se arriverà. Secondo me è nel pacchetto di Charizard. Bustinato. Sensazione. Che fila era quella lì comunque? Sempre alla destra? Ma incredibile. Sono pacchetto Charizard Edition, c'è qui che ci aspetta. Invece no, un Hypno. Questa carta qui. L'hai chiamata. La chiamo ragazzi, la proprio per voi, eh. Un Tentacruel, molto bello. Cappuccio furtivo. Happiny, bello che si può curare, ma il tuo turno finisce. Anche Tailog ha un'abilità analoga, bello il Diglett del Team Rocket. Ci sono altre carte che hanno tema Team Rocket, i membri del team nell'artwork. Poi li vedremo. Zubat Reverse Foil nasconde. Ah, un po' Sharpedo, visto che abbiamo tenuto da parte Carvagna. Facciamo vedere questa particolarità. Non notate niente? È da notare il fatto che Sharpedo sullo sfondo ha questa barca, da cui tra l'altro sta cadendo un poveraccio in mare, mentre l'altro forse fa una foto divertito, incredibile. Però questi non sanno che in realtà la stessa barca varrebbe essere danneggiata da un Carvagna. Attenzione. Vai. Andiamo avanti.
Abbiamo un errore di spacchettamento. Vabbè, questo è l'errore di spacchettamento. Dove avremmo dovuto trovare il Diglett di Alola? Stavamo guardando i GX, ragazzi, ci dispiace. Ogni tanto ci perdiamo. Energia tripla, amuleto, Poliwag, Growlit. E Persia. Abbiamo sei pacchetti. Sei pacchetti. Ragazzi, non c'è niente. Cosa facciamo? Charizard e Reshiram? Dai, riapri Charizard e Reshiram. Charizard e Reshiram. Solo quello vogliamo, vai. Speriamo. Perché lo vogliamo vedere, lo attendiamo tanto. Abbiamo praticamente completato la collezione di tutti i nuovi alleati, di tutti i GX. Legami inossidabili in due box, ma lui manca ancora. Lui manca, ragazzi. Lui arriverà forse, chi lo sa. Arriverà, chi lo sa. Verrà. Tapson. Esilio di Giovanni. Siglet, Polizot, Rayorn. Va bene, dall'acqua. Che nasconde qualcosa. Accidenti, che fortuna, ragazzi! Dai. Che fortuna, la Full Art! Non male. Super saltatrice, ragazzi! Il secondo box è super fortunato! Due Full Art! Di nuovo, due Full Art in due box di fila! Saremo i più fortunati del mondo? Chi lo sa? Di nuovo, due Full Art! Prima, nella volta scorsa, abbiamo trovato la barriera metallica dorata fuori serie e sempre Machamp e Marshadow alleati fuori serie. Rimane Machamp costante e salvatrice. Bellissima salvatrice, inoltre nella sua versione femminile. È bellissima, ragazzi. È vero, in realtà bisognerebbe far notare che l'altra versione è sempre lei, ma ha il cappuccio fino in cima e quindi non si vede. Quindi lo chiamavano salvatrice, ma come si faceva a sapere? Perlomeno è anche abbastanza carina, un po' incrociata perché ha caldo. Notare qua il Finion, anzi Luminion. Eh sì, è un Luminion. Non l'avevamo ancora trovato in Castelvecchia. Scavoli ancora! Ma che pacchetti, che box! Ragazzi, che sequenza! E questo qua è il primo della fila sinistra, attenzione! Non si era mai visto! Un sacco di picco qua! Non si è... Tanti pollici bene bene in alto, ragazzi. Dai, intanto apro l'ultimo perché pacchetto della cavoli, perché che cavoli. Incredibile. Veloce ma intenso. Dai, un ultimo Charizard. Un'ultima bella carta. Abbiamo trovato una Full Art. Abbiamo trovato... È incredibile, abbiamo trovato l'Hyper. Abbiamo trovato due versioni base di due alleati GX. Quattro alleati GX, ragazzi. Quattro alleati. Un Persian GX Full Art, sì, bello, il figlio di Giovanni. E c'è qualcosa? Cacci dentro, ancora una carta, incredibile. Sembra quasi che sia preparato. Sfigatissimo Blastoise che fa sempre schifo. Ovunque, si schiude sempre. È bruttissimo. L'abbiamo trovato la volta scorsa, io gli ho già dato fuoco. Ma però... Che cosa dice? E il destino non voleva, me l'ha dato un altro. Non te lo meriti proprio. Accidenti, ragazzi, che box fortunato. Terz'ultimo pacchetto. Accidenti. Vai. Qua facciamo con calma, ce la godiamo un po', Perché sappiamo che uscirà ancora qualcosa. Belin. Belin, si sente che sia un desena, eh? A Genova. C'è un po' di tensione nel. A Genova barrio. Troviamo 6 carte mega galattiche nei box. Non oggi. Agron. No, io lascerei Charizard e riuscire anche l'ultimo, sì, ragazzi. Sì, dai, deve portare bene. Apite l'ultima, poi. Vediamo. Non so se mi conviene, in realtà. Vai. Ok. Ragazzi, abbiamo tutti il cuore palpitante, non ci aspettavamo un box così. No, io per niente, guarda. È andata molto bene. Però è andata molto bene. Avevo previsto una cosa del genere. È l'allenatrice. Era proprio bella. Dopo rosso era quella che mi piaceva di più. Quindi sono contento. Oh, sei non male, carino, però dai. Dai, ultimo. Dai, Matt, l'hai chiamato. The last one, Charizard e Reshiram. Porca sfortuna. Ragazzi, 7 carte così su 36 pacchetti. Cioè, sapevamo che avremmo trovato una Full Art, immaginavamo come la volta scorsa che magari sarebbe stato proprio un allenatore, ma trovare di nuovo un alleati GX, Hyper, ragazzi, sono accidenti.
Una bella boccata d'aria fresca, l'inizio della giornata. Piano, niente. Last one. Un Darmanitan che ci faccia accidenti. Accidenti. Va bene, siamo contenti. Vi salutiamo probabilmente con questo bellissimo concatenato. C'è l'ultima rubrica dei Pokémon. Esatto, facciamo un paio di osservazioni intanto. Ci sono i due Poliwag che con un po' di fantasia potrebbero essere lo stesso, uno visto da sopra e uno da sotto. Come abbiamo detto prima, appunto, Carvagna e Sharpedo, che hanno un artwork in comune. Giovanni che se la spesseggia con i suoi Pokémon di tipo terra, come nel gioco d'altronde. Un po' di Team Rocket, dovrebbe esserci anche un Marowak con... Hai ragione, un Marowak sullo sfondo. Andiamo a cercare che ci abbiamo ancora la stessa barca, se guardiamo bene, da due prospettive diverse. Pikachu che sulla plancia se la gode, mentre... e Quagsire che lì è in panciolle. Eccolo qui il Marowak che fa vedere altri due del Team Rocket che cercano di catturarlo, di acchiapparlo. Potrebbe, si ovviamente non nel modo rocce tradizionale dei allenatori di Pokémon. Ma parliamo un po' di questo. E questo è quello che abbiamo trovato, ragazzi. Quattro alleati, non ho abbastanza mani, non ti aiuto. Nessuno, cioè, non ne ho neanche uno per dito tra un po'. Ragazzi, è incredibile, incredibile, che fortuna. Belle, belle. Ragazzi, tanti pollicioni in su per questo bellissimo video che ha nascosto bellissime sorprese. E ci vediamo al prossimo. Al prossimo box. Ciao, ciao. Ciao.